Siamo ancora in compagnia di Paolo. Oggi il Signore gli dice una parola molto confortante che è anche per noi, ma bisogna saperla leggere davvero con gli occhi dello Spirito. Mentre Paolo era a Corinto, una notte il Signore gli disse: non avere paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso. Ieri abbiamo visto quanto Paolo ha dovuto subire e continuerà a subire attraverso questo ministero della parola. Non avere paura, non temere di continuare a parlare. Cioè il Signore in un certo senso ci chiede di non avere paura, ma di continuare a stare e a fare quello che come vocazione abbiamo ricevuto. Cioè non ci toglie dalla fatica, dalle tribolazioni, dalle ingiustizie. Pensando a questo, penso alla lettera agli Ebrei, dove si dice di Gesù che imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza, ma non fu liberato dalle forti grida e lacrime con cui si rivolge al Padre, ma fu reso capace attraverso quell'obbedienza di arrivare fino in fondo, del tutto è compiuto, per poi davvero rimettere tutta la storia nelle mani del Padre. Cioè se Paolo smette di parlare, è finita la sua tribolazione. Se lui tace, è finita la sua tribolazione. Tutti lo torneranno ad ossequiare, sarà un uomo ancora inserito nelle comunità, ora non va bene ai pagani, non va bene nemmeno agli ebrei, al popolo eletto. Se tace, tutti saranno in pace con lui. E invece non avere paura, continua a parlare e non tacere, perché io ho un popolo numeroso. Cioè continua a fare quello per cui io ti ho chiamato, cioè a dire me, dire Gesù Cristo. Continua a stare nella posizione e nella vocazione che ti ho dato e non avere paura. Quindi non ci dice che non dobbiamo avere paura perché lui toglierà le tribolazioni, perché lui toglierà le persecuzioni, perché lui eviterà le situazioni difficili. Ci dice: noi le attraverseremo perché io sono con te. Rimangono tutte queste situazioni, ma io sono con te. Ecco, allora, come diceva Charles de Foucault, è una cosa che dobbiamo solo a nostro Signore, quella di non avere paura di niente, perché Lui è con te. Il non avere paura è quel essere di Dio con me. E fin dall'inizio, fin dall'incarnazione, Gesù dice questo: io sono il Dio con noi. Satana è da solo, ma Dio si chiama Dio con noi. È con noi, Signore. Allora noi dobbiamo solo temere la nostra mancanza di fede, che è mancanza di fiducia davvero della presenza di Dio. E allora tante volte noi sostituiamo la fede
come un'assicurazione sugli infortuni, no? Se vanno bene le cose, Dio c'è. Allora io credo. Provate a pensare a quante persone si gettano nella superstizione, nella lettura del domani, nella cartomanzia, anche tra credenti, o meglio, tra coloro che si dicono credenti. Cioè il futuro fa paura, ma l'oggi? L'oggi di Dio, chi lo vive davvero con questa concretezza e con questa adesione a Gesù Cristo? Noi oggi qui lo abbiamo sull'altare, l'abbiamo nella parola, l'abbiamo nella Chiesa. Io davvero esco da questa porta e dico: oggi Gesù è con me, in me, per me. Per cui non temo, affrontando le situazioni concrete che mi vengono davanti. Ecco, allora è bello pensare e dobbiamo chiedere che il Signore aumenti la nostra fede, che ci viene data giorno per giorno, la manna necessaria, i segni necessari, la presenza necessaria per vivere il quotidiano in grazia di Dio. Lui ci difenderà. Ecco, Cristo non ci toglie di le tribolazioni, non ce l'ha mai detto, ha sempre parlato molto chiaro: chi vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Però è molto di più la grazia con cui la croce porta noi. Cioè la croce come carne di Cristo porta noi. Molto di più è la forza dell'Eucaristia, cioè quel essere con noi e per noi. Molto di più è la parola di consolazione. Molto di più è la vita fraterna. Ecco. Allora oggi questa parola facciamola nostra. È vero, non ci mancheranno le lacrime, non ci mancheranno i dolori del parto, come ci dice il Vangelo di oggi. Voi piangerete, gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore. Com'è importante che le donne diventino forti. Le donne sanno come affrontare il dolore, come assumere il dolore. Gli uomini sono più fragili in questo, molto più fragili. Le donne sanno portare il travaglio del parto, il travaglio della vita. Quindi abbiamo bisogno di donne che sanno partorire alla vita queste generazioni di uomini. Donne che affrontano il dolore e la tribolazione con quella fede di Maria, umile, semplice, silenziosa, che però è capace di stare sotto la croce come Vangelo, come novità di annuncio. È possibile. Allora cerchiamo accanto a noi fratelli, sorelle, madri, padri che oggi camminino con noi e ci aiutano a non avere paura, ma a essere un segno visibile che Lui è con noi. Amen.